È andata in scena ieri sera, nel suggestivo scenario naturale dell'Orto Botanico di Palermo, Il Lupo e la Luna, l'adattamento teatrale di Valentino Picone del testo di Pietrangelo Buttafuoco. In scena i due strioni, Lello Analfino e Salvo Piparo, per la prima volta insieme per raccontare attraverso la forma narrativa del cunto e quella della musica le vicissitudini del messinese Scipione il Cicala Zadè. Mi piace che le musiche si facciano da tappeto a una storia già completa. Questa è una storia dove si racconta l'amore di una famiglia, ma si racconta anche le gesta epiche di un eroe come Cicala Zadè, e poi c'è il conflitto cristiani-musulmani, che poi un conflitto vero e proprio non è, sono due razze diverse con abitudini e modi di fare assolutamente diversi che possono convivere insieme, no? E questa è la bellezza di questo cunto del maestro Pietrangelo Buttafuoco, questo racconto, questo romanzo che poi diventa un cunto con la voce di Salvo Piparo. Questa è una festa. La festa della narrazione, la festa della narrazione che vede i suoi interpreti, gente allegra ma che non rinuncia ai momenti di poesia e di malinconia. I poeti dinanzi alla luna si struggono dinanzi a questa malia lunare. Ognuno di noi l'ha sofferta, ognuno di noi almeno una volta nella vita l'ha provata e poi ha ritrovato la gioia per rigenerarsi, quel fascio lunare, quella luna che ci benedisce da bambini e nel nostro cammino ancora ci accompagna, e siamo qui con la barba lunga, con il viso da lupo, e quindi noi lupi che guardiamo a questa luna racconteremo degli occhi di un bambino che poi diventerà un guerriero e che affronterà il fratello sull'altro fronte. La forma del cunto è intesa come unica forma di narrazione possibile della storia in forma di favola del lupo e la luna. Ed è anche la chiave universale per portare questa storia, storia vera, nella dimensione che le è più propria, quella della favola, quella di un racconto che è scavato nel profondo di tutto ciò che noi siamo ed è pronta per camminare nel futuro e raccontare quel che si è, dimostrare attraverso una passione irriducibile, quella che il lupo ha verso la luna, il sentimento potente dell'amore. E Valentino Picone, amante della drammaturgia e della letteratura, ad aver curato l'adattamento teatrale del testo, da lui più volte riletto nel tempo e amato per la dolcezza con la quale è raccontata la storia. Questa serata e le altre che verranno sono frutto di un amore verso un libro che ho amato, come tutti quelli che l'hanno letto, Il Lupo e la Luna, e quindi da tempo con Pietrangelo ci dicevamo: ma perché non facciamo un adattamento teatrale? Oggi no, dopo domani neanche, tra 3 giorni, insomma dopo un po' di tempo ci siamo riusciti. È tutto legato all'amore verso un libro. Lo spettacolo sarà nuovamente in scena stasera e domani, sempre a partire dalle ore 21 all'Orto Botanico di Palermo.